Ho il piacere di salutare ed accogliere ciascuno di voi, giacché vi siete resi disponibili e presenti per condividere questo momento di riflessione timoteana. Saluto e ringrazio prima di tutto Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco De Luca, nostro padre e pastore, perché prendendosi amorevole cura del gregge a lui affidato, ha pensato ed occasionato questo momento indirizzandolo verso una prima riflessione su quello che sarà l'impegno della Chiesa Universale a partire dal prossimo autunno, quando per desiderio del Pastore Supremo, Benedetto XVI, sarà indetto l'anno della fede. Con particolare affetto fraterno ed amicale saluto Don Giuseppe De Virgilio e Don Antonio Sabetta, rispettivamente docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Università della Santa Croce e preside dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater di Roma. Ad essi è affidato il compito di dare vita a questo convegno timoteano. Da vari anni e in diverse modalità è stato sempre pensato un convegno per avere l'occasione di approfondire e studiare gli scritti paolini indirizzati al suo figlio diletto Timoteo. Quest'anno, per restare in tema ma da un'angolatura diversa, vogliamo introdurci all'anno della fede che il Papa Benedetto XVI ha pensato di donare a tutta la Chiesa universale. Nella lettera apostolica in forma di motu proprio, Porta Fidei, con la quale il Papa indice l'anno della fede, al numero 15 afferma: giunto ormai al termine della sua vita, l'Apostolo Paolo chiede al discepolo Timoteo di cercare la fede con la stessa costanza di quando era ragazzo. Sentiamo questo invito rivolto a ciascuno di noi perché nessuno diventi pigro nella fede. Essa è compagna di vita che permette di percepire con sguardo sempre nuovo le meraviglie che Dio compie per noi. Intenta a cogliere i segni dei tempi nell'oggi della storia, la fede impegna ognuno di noi a diventare segno vivo della presenza del risorto nel mondo. Ciò di cui il mondo oggi ha particolarmente bisogno è la testimonianza credibile di quanti, illuminati nella mente e nel cuore dalla parola del Signore, sono capaci di aprire il cuore e la mente di tanti al desiderio di Dio e della vita vera, quella che non ha fine. Prendendo spunto da queste affermazioni, dapprima con Don Antonio, poi Don Giuseppe, da veri maestri ed esperti quali sono, ci condurranno, aiutandoci ad una lettura generale del testo e al conseguente approfondimento della tematica che ha dato il titolo a questo nostro convenire: cercare la fede nelle lettere a Timoteo e Tito. Il Vescovo Monsignor Gianfranco De Luca ci offrirà le sue conclusioni. Prima di dare la parola ai relatori, mi piace sottolineare il fatto che Don Antonio e Don Giuseppe sono sacerdoti di questo nostro presbiterio diocesano. Questo fatto ci riempie di gioia e di consolazione per gli alti incarichi che esercitano e per la competenza che esportano e di cui oggi ci daranno un ampio e soddisfacente saggio. Subito la parola a Don Antonio, teologo, filosofo, docente di teologia, autore di vari studi, pubblicazioni ed articoli, oltre che recensioni, traduzioni dall'inglese e dal francese. A lui il compito di presentare la lettera apostolica Porta Fidei. Allora, direi che possiamo iniziare chiedendoci come mai il Papa abbia voluto dedicare un anno alla fede, cioè perché a un certo momento questa decisione di mettere a tema la fede. Ed è quello che lui stesso, che Benedetto XVI stesso, dice al numero 2 di questo breve documento, che io ovviamente vi invito a leggere perché è estremamente indicativo, non è lungo, quindi si legge abbastanza speditamente, che
numero 2, dove il Papa dice una preoccupazione che io ho avuto sin dall'inizio del mio pontificato è stata quella di mettere a tema il cammino della fede, riscoprire il cammino della fede per mettere in luce con sempre maggiore evidenza la gioia e il rinnovato entusiasmo dell'incontro con Cristo. Queste brevi parole ci dicono lo scopo e la ragione dell'anno della fede e ci offrono almeno due sottolineature da cui possiamo partire per leggere questo testo. La prima è che la fede è un cammino che dura tutta la vita. Questa affermazione non è affatto scontata. La fede non è una sorta di soprammobile da lucidare e spolverare ogni tanto, magari la domenica andando a messa, fargli perdere splendore e bellezza, ma è una realtà dinamica, un cammino che dura sempre e che non va mai data per scontata. Voi sapete che le cose scontate nella vita sono quelle che valgono di meno. Nessuno di noi vorrebbe sentirsi dire una parola scontata, nessuno di noi vorrebbe essere considerato una persona scontata. La fede, nella misura in cui non è vissuta come un cammino, quindi con questa dinamicità intrinseca, diventa una cosa scontata, cioè una cosa, diciamocelo francamente, che perde mordente rispetto all'esistenza, con la concretezza delle sue situazioni. Dunque, la fede chiede dinamicità, mette in questione, pone domande, convive col dubbio, ricerca le sue ragioni, interroga la realtà, ci chiede di prendere posizione. Imprime alla nostra vita una direzione diversamente non possibile. La seconda sottolineatura riguarda il senso stesso della fede. Che cos'è la fede? La fede è l'incontro con Cristo. Il Papa lo aveva detto all'inizio della sua prima enciclica, numero 1 della Deus Caritas Est, aveva ripetuto come all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica, non c'è una grande idea, ma c'è l'incontro con una persona e la vita la cambia. La fede, infatti, è la decisione per l'esistenza, è l'incontro con il Signore. Allora, la decisione del Papa di riflettere sulla fede ci invita ad essere un'occasione propizia per riscoprire il gusto della fede e nasce da una sollecitazione che proviene dal contesto, perché la Chiesa non è mai avulsa dalla storia. Le sottolineature che il Magistero cerca di proporci nascono sempre da un ascolto attento dei contesti nei quali noi ci collochiamo. E diceva lui, dice il Papa sempre in Porta Fidei, il contesto nel quale ci troviamo, noi cristiani, si riferisce a noi cristiani, ci chiede di considerare due piccoli aspetti. Il primo è il fatto che i cristiani spesso, dice Porta Fidei, si preoccupano più degli aspetti e delle conseguenze sociali, culturali, che non di che cosa sia la fede cristiana in sé. Che cosa vuol dire questo? Cioè il Papa constata un dato, la tentazione ricorrente, ma oggi molto presente, che il cristianesimo sia essenzialmente un'etica, una visione del mondo, un fatto culturale con cui uno si confronta, che condivide o non condivide. Dimenticando invece che il cristianesimo è generatore di un'etica o di una visione delle cose, ma non è questo. La seconda sottolineatura, dice il Pontefice, è il fatto che molto spesso i cristiani considerano la fede un presupposto ovvio del vivere comune, mentre invece la fede oggi non ha più nulla di scontato, anzi, si parla di una profonda crisi di fede. Voi mi direte, ma si può dire oggi che c'è una crisi di fede? Nel 1995, quando fu fatta un'indagine sulla religiosità degli italiani, il sociologo Franco Carelli riassunse questa indagine con uno slogan: forza della religione, debolezza della fede. È finita l'epoca della secolarizzazione, sapete, fino a 30-40 anni fa, in piena stagione ideologica, molti pensavano che la fede cristiana sarebbe scomparsa, perché la secolarizzazione, cioè l'uomo avrebbe attinto altre parti, in altri posti, le ragioni e le spiegazioni delle cose per le quali noi ci riferiamo al cristianesimo. Questo non è così. Noi abbiamo un grande ritorno del sacro,
questo bisogno di spiritualità che molto spesso è presente. E qui ho con me, l'ho stampato proprio in questi giorni, l'ultima cosa più fresca è una ricerca fatta dal NORC, che è un istituto dell'Università di Chicago, dal titolo proprio Credenze in Dio lungo i tempi e le nazioni, dove indaga proprio le nazioni cattoliche mostrando come la fede in Dio è cambiata. Sembrerebbe che, insomma, nel nostro tempo, no, la fede, sì, esistono gli atei, esistono noi delatori, gli odifreddi, eccetera, che poi sono i corifei di posizioni non proprie, insomma, no? Che vengono soprattutto dall'ambiente americano, ma nello stesso tempo siamo in una realtà in cui, insomma, il valore anche pubblico della religione è presente, soprattutto nell'Occidente americano. Bisogna discutere, ma non ci fermiamo. Ora, Portafide in realtà guarda con una certa preoccupazione il contesto odierno. Certamente è un kairos, ma certamente presenta alcuni aspetti problematici per la fede. Perché? Quali sono le ragioni di una problematicità del contesto odierno rispetto alla fede? Una ragione è quella più remota, alla quale noi normalmente non pensiamo e che non ci viene immediatamente in mente, e che in realtà, vedete, è la crisi della ragione. Per quanto possa sembrare paradossale, un'esperienza inautentica di fede è sempre intrinsecamente legata a una cattiva idea di ragione. Perché la crisi della ragione, su cui non possiamo evidentemente andare, ma siamo dinanzi ad una situazione paradossale oggi, in cui la ragione è tanto potente quando ha un valore strumentale, tecnico, quanto inutile per tutto ciò che strumentale non è. Per cui normalmente succede che nella vita l'uomo, la persona, usa come criterio non la ragione, la quale ha abdicato ad essere normativa rispetto a ciò che tecnico non è. Non so se parlo per voi, parlo per me, uno quando prende le decisioni nella vita si affida alla ragione, non possiamo perdere la fede. È molto più facile e anche più diffuso affidarsi al sentimento, all'istinto, alla reattività, al mi sento di fare questo. Anche noi tante volte ripetiamo, no? L'istinto mi viene di fare questo, no? Faccio le cose perché mi sento di farle. La ragione normalmente nella vita si usa pochissimo. Dove c'è una ragione debole, c'è una fede debole. Giovanni Paolo II l'aveva detto a lungimiranza. È illusorio pensare nell'Enciclica Fides et Ratio che ad una ragione debole possa corrispondere una fede forte. No, dove la ragione si indebolisce la fede si riduce a superstizione. E se vi guardate un po' intorno, non è che la gente ha un'idea molto diversa della fede cristiana rispetto alla superstizione. Quindi, come vedete, una crisi della ragione che rende problematica la fede, ma anche il modo con cui oggi, diciamo così, si tende a vedere la fede. Molto spesso il contesto contemporaneo pensa alla fede cristiana come a un insieme di verità da credere, di regole da rispettare, un elenco infinito e sempre aggiornabile di divieti, impedimenti, rifiuti, questo non si può fare, quello non si può fare. Tant'è che se chiedete in giro chi è un credente, vi verrà detto il credente è uno che chiede a delle verità sulle quali non discute mai e che fa delle cose piuttosto che altre nella vita. Difficilmente una persona vi dirà che un credente è uno che ha incontrato Cristo nella sua vita. La riduzione della fede a un corpo di verità da credere. Sono stati forse abituati così, no? Forse tutta la stagione da Trento in poi, in reazione Lutero, che sottolineava la dimensione esistenziale della fede, ha avuto questa indicazione di centrare di più quest'idea della fede, che cos'è, e le verità che Dio rivela. E l'altro elemento è quella che, anche qui è una questione lunga, ma insomma ve la riassumo brevemente, che viene chiamata la soggettivizzazione della fede oggi. Cioè, l'uomo continua a credere. Le chiese magari non sono più piene di prima, ma un senso di fede c'è. È interessante, se qualcuno di voi, magari tanti
regioni, qua ce ne sta. Comunque, so, probabilmente tutti avete sentito la Twilight Saga, no? Film Twilight, l'ultimo, Breaking Bad, ho visti tutti, ho letto tutti i libri in inglese, piango sempre quando leggo queste cose, mi emozionano sempre. Se voi leggete, c'è un passaggio nel primo libro della Twilight Saga, appunto Twilight, dove il vampiro Edward, lui dice a un certo momento a Bella, dice: guarda, noi siamo delle creature, quel Dio che ha fatto il mondo ha fatto anche noi. Non c'è nessun problema ad affermare l'idea di un Dio che sia creatore delle cose, lo dice anche, capito, in un contesto del genere, surreale, eccetera, anche il vampiro nella saga, è un esempio, se ne possono fare tanti altri. Che vuol dire soggettivizzazione della fede? Vuol dire due cose, vedete. La prima è quello che diceva alcuni anni fa una sociologa inglese, Grace Davy, la quale ha coniato uno slogan che ha fatto la fortuna della sua vita, perché diceva, per descrivere la religiosità dell'Occidente, lei parlava di believing without belonging, cioè l'uomo crede senza appartenere. Non ho bisogno di una mediazione, di un luogo, di una comunità, di una chiesa che mi dica che cosa devo credere. Posso credere senza appartenere. Non solo, ma la mia fede è sempre una fede personale. Questo vuol dire soggettivizzazione. Vuol dire che accade tranquillamente che chi crede stabilisca lui che cosa credere e come credere. Non è la fede personale nel senso di qualcosa che scelgo io, che deve essere tale, non si può credere se non personalmente. Ma l'idea che, siccome siamo adulti, no, decido io, stabilisco io se questa cosa crederla oppure no. E per cui, in un mondo globalizzato come il nostro, capita tranquillamente, parliamo dei cristiani, non parliamo dei marziani, parliamo di noi, mischiamo cose, no? Credenti che vanno a messa e credono nella reincarnazione, oppure che non credono nella presenza reale di Gesù nell'Eucarestia, insomma, non crediate che queste cose riguardino i cristiani. Perché? Perché io credo quello che, insomma, e vale per me, quindi vale in sé. La soggettivizzazione della fede. Ecco, direi che, senza andare avanti con queste suggestioni contestuali, in questo orizzonte che meriterebbe di essere ulteriormente analizzato, si colloca tutto questo, diciamo, ci dovrebbe aiutare a comprendere le ragioni della sollecitudine del Papa a rinnovare la fede, a riscoprirla, per aiutare noi e l'uomo di oggi, che, come dice il Papa, usa questa immagine, come l'uomo di ogni tempo, come la Samaritana, sente il bisogno di recarsi al pozzo per ascoltare Gesù. Rinnovare la fede significa rinnovare la Chiesa, e questo può accadere, dice la Porta Fidei, mediante la testimonianza offerta dalla vita dei credenti, chiamati a far risplendere la parola di verità del Signore. Una testimonianza che, appunto, qui è un'insistenza ripetuta, nasce sempre dalla conversione. La conversione vuol dire che la vita sia plasmata dalla fede, e la fede divenga il nuovo criterio di intelligenza e di azione. Ma come cresce la fede? Come rinnovare la fede? Porta Fide, il documento del Papa, dice: la fede cresce quando è vissuta, in due dimensioni. La prima, quando è vissuta come espressione, dice il Papa, di un amore ricevuto. Solo credendo la fede cresce. Ci sono regole, non ci sono, come dire, credendo la fede cresce. Amando, l'amore cresce, credendo la fede cresce. Solo abbandonandosi all'amore sperimentato di Dio, la fede si rafforza fino a diventare certezza. E, seconda cosa, la fede cresce quando viene comunicata come esperienza di grazia e di gioia. Tema della missione, sapete, sarà anche il tema del Sinodo dei Vescovi del 2012. La missione come annuncio della fede, il Papa fa riferimento a 2 Corinzi 5,14, Caritas Christi urget nos, l'amore di Cristo ci spinge, che purtroppo Don Giuseppe mi pare che nella traduzione nuova si è persa questa. Si sospinge. Si sospinge. Ci possiede. Ci
possiede. Allora la missione, l'annuncio della fede diventa, come dire, qualcosa che accade osmoticamente, in consequentiam veniens, direbbe Kant, cioè qualcosa che nasce dalla fede stessa. Non è una questione di strategie pastorali, non me ne voglia il vescovo, ma non lo so, per l'amore di Dio, insomma. Il mondo, il cristianesimo ha conquistato il mondo per 2 secoli senza avere un progetto pastorale. Non è una questione di strategie, non ce l'ho, per l'amore di Dio, non è il vescovo. Noi tante volte pensiamo che l'efficacia della missione sia una questione di strategie, diffidata dalle strategie nella vita, ma dall'essenziale. Perciò, e mi avvio alla conclusione, in questo tempo di incertezze, dice Portafidei, occorre fare memoria del dono della fede, riflettere sulla fede, riflettere sulla sua duplice dimensione. La fede come l'atto di fede, no? La fede, cioè la decisione di affidarsi al Signore, la fede come i contenuti della fede, ciò che noi crediamo, a cui diamo l'assenso. In quanto decisione, la fede è sempre un fatto personale. Nessuno può credere al mio posto, ma personale non significa privato, perché la fede personale implica sempre, voi lo sapete bene, una responsabilità pubblica. La fede è inoltre comunitaria, ecclesiale, non è un collage di cose il cui ultimo criterio sono io, ma è, come dire, l'assenso a qualcosa che un luogo ti comunica, e cioè la Chiesa, ci piaccia o no. Allo stesso tempo però la fede cristiana, in quanto ha senso, chiede anche la conoscenza dei contenuti e delle ragioni della fede. La fede non è un credere per assurdo, non è un salto nel buio, non è o proviamo. La fede ha le sue ragioni e perciò, come dice la prima lettera di Pietro, di queste ragioni sempre bisogna rendere ragione, il rendere ragione della speranza cristiana, anche qui nella nuova traduzione si è perso. In un mondo come quello di oggi, in cui l'uomo, dice il Papa, continua a mettersi in cammino verso Dio e lo fa con la sua domanda ricerca del senso ultimo. La ricerca del senso, dice Portafidei, questa è una cosa mai detta prima, è un preambulum fidei. Una volta la vecchia apologetica diceva che bisognava partire dal dire che Dio esiste e l'anima è mortale. Il Papa dice no, il preambolo della fede, ciò da cui dobbiamo partire, lasciate perdere queste cose, tanto ci credono tutti che Dio esiste, ci crede pure il bambino, è la domanda di senso alla quale dobbiamo rendere ragione con la nostra fede. E allora, dinanzi a quest'uomo che cerca il senso della realtà, ecco, noi rispondiamo con le ragioni della fede. E qui l'ultima cosa, questo invito a utilizzare come strumento il catechismo della Chiesa Cattolica. Forse ce l'avete nelle vostre librerie, polveroso, lì buttato, perché è vero che molti hanno fatto un'edizione più agile, ma io mi chiedo quanti di noi l'hanno letto e mi chiedo quanti di noi, se hanno un dubbio, vanno a controllare il catechismo. Non credo che, se voi avete una perplessità, volete chiarirvi una cosa, andate a aprire il catechismo. Ecco, questo invito, no? Ritrovare i contenuti della fede dentro quella sintesi, dice il Papa, definitiva, che è appunto anche il catechismo. L'anno della fede può e vuole essere un'occasione per scuoterci dalla pigrizia, come richiamava nel passo Don Benito, per vivere più profondamente, veramente l'essenziale della vita. Voi sapete che nella vita, rispetto a ciò che è essenziale, non si può mai essere trascurati e pigri. Grazie. Do subito la parola a Don Giuseppe, biblista, moralista, docente, conferenziere, autore di studi e di testi, direttore di varie opere, tra cui spicca il dizionario biblico della vocazione. A lui la parola. Cari amici, sono molto contento e emozionato questa sera perché ho delle date da ricordare. Monsignor Ruppi nell'81 fece un grande convegno, il primo grande convegno su San Timoteo,
e le lettere a Timoteo e a Tito, chiamando qui delle straordinarie figure a Termoli. Giorgio D'Ambrosio nel 97 mi fece programmare un grandissimo convegno con la presenza di 15 autori tra i migliori italiani esperti di pastorale, delle lettere pastorali. Monsignor Valentinetti nel 2002 ci fece trattare del rapporto tra Chiesa e ministeri in Paolo e nelle pastorali. Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco De Luca nel 2007 fece tradurre le lettere pastorali a livello ecumenico e organizzò qui a Termoli un importantissimo incontro ecumenico sulle lettere pastorali. Io vorrei dire grazie a questi vescovi, particolarmente vorrei dire grazie a Monsignor Gianfranco De Luca per quello che ha fatto in questo tempo e per aver allargato la dimensione delle lettere pastorali nell'ambito ecumenico. Quanto Don Antonio ci ha detto prima, soprattutto in due punti vorrei riprendere per collegarmi, tornando un po' indietro nella storia. Don Antonio ci ha detto che la fede è un cammino, ci ha detto che la fede nasce da un incontro. Ebbene, questo è accaduto 2000 anni fa a Timoteo e a Tito. Timoteo ha fatto un incontro, non con Gesù, con Paolo. L'Apostolo Paolo l'ha incontrato nel suo secondo viaggio missionario, in questa bella mostra che voi potrete ammirare, sicuramente approfondirete meglio l'aspetto storico, culturale, l'avvenimento di questo incontro. Ma poi a un certo punto Paolo ha lasciato Timoteo per andare verso il suo ministero e lì nel tempo che dura della Chiesa, non è arrivata subito la fine del mondo, non ancora sta arrivando, dunque nella durata del tempo, Timoteo e Tito sono le figure che hanno dovuto continuare a mantenere la fede che Paolo aveva testimoniato. Dunque, quanto è stato ben offerto da Don Antonio sulle problematiche della fede portate 2000 anni fa, ritorna nella storia di Timoteo. Timoteo ha dovuto affrontare ad Efeso come pastore di quella comunità, una comunità molto articolata, molto problematica, con presenze diverse di cristianesimi diversi ad Efeso, almeno 3 o 4 gruppi erano presenti di cristiani ad Efeso, più o meno non si conoscevano, forse per le diverse realtà che erano presenti, ma quella chiesa che Timoteo ha guidato ha dovuto vivere la crisi della fede, la problematica dei giudei che tornavano a ripensare le genealogie antiche, la problematica di quel mondo pregnostico, di quelle situazioni del mondo greco che tentavano di leggere nella comunità cristiana che annunciava il Vangelo alcune realtà mitiche di fronte alle quali Timoteo doveva essere attento e accorto. Vorrei questa sera, in pochissimo tempo, rileggere con voi, anzi far parlare le lettere pastorali. Vorrei dire a voi come le lettere pastorali in realtà, pur non presentando un gran numero di volte in cui torna il verbo credere, pistewe, nella parola pistis, 24 volte su 243 nel Nuovo Testamento, e 6 volte il verbo pistewein su 241 nel Nuovo Testamento, eppure queste lettere sono intrise del tema della fede. Il Santo Padre ha voluto proprio mettere il testo della seconda lettera a Timoteo 2,22, cerca la fede, come uno dei testi fondamentali. E credo che sia bene allora che l'anno della fede che stiamo per iniziare lo facciamo qui nella nostra diocesi, avendo San Timoteo come il testimone di quella fede che dura nel tempo. La fede che non si sostituisce a quella di Paolo, ma che viene reinterpretata nell'esperienza di Paolo. Come nasce la fede in Timoteo? Vorrei leggervi come comincia la seconda lettera a Timoteo, quando l'Apostolo Paolo scrive così: «Mi ricordo infatti della tua fede schietta, fede che fu prima della tua nonna Loide e che di tua madre Unice, ed ora ne sono certo che è anche tua». Vedete, cari amici, la fede nasce da un'esperienza di testimonianza familiare. E pensare che abbiamo nella nostra diocesi, che abbiamo in questa parrocchia, la presenza di Timoteo, questo ci fa pensare alla famiglia. Vivremo tra poche settimane la grande giornata della famiglia mondiale a Milano. Ci fa pensare a come la fede si trasmette. La fede trasmessa da Loide, da Eunice, per parte della mamma, diventa in Timoteo testimonianza di un incontro avuto con Paolo. Paolo si presenta nelle lettere appunto a Timoteo e a Tito come l'araldo, l'apostolo, il maestro, nella fede e nella verità, prima Timoteo 2,7.
Questa autorità di Paolo è l'autorità della mamma, del papà di Timoteo, che continuano ad essere presenti in colui che ha accolto il Vangelo e che ha seguito Paolo lasciando la sua famiglia, non soltanto quindi come credente ma anche come discepolo. Paolo lo chiamerà il figlio mio. È questo rapporto profondo che Paolo instaura con la persona stessa di Timoteo che ci fa pensare come Paolo non soltanto ha ricevuto il contenuto della fede, ma come Paolo ha vissuto l'esperienza filiale della fede. Il diletto figlio Timoteo è stato accanto a Paolo, ha seguito Paolo, lo ha visto annunciare il Vangelo, ha imparato da Paolo l'esperienza della fede. Perciò Paolo può dire a Timoteo che deve annunciare la buona dottrina nutrito da quelle parole. Le cose che lui ha udito da Paolo deve annunciarla a molte testimone. Devi dire tutto quello che hai visto da me. Nelle lettere pastorali in particolare la figura di Paolo diventa un esempio. È la testimonianza di questo esempio che spingerà Timoteo a vivere anche da solo, da giovane vescovo di quella comunità, la testimonianza della fede mentre Paolo è in catene. Più volte lo dirà, ricordati, devi condividere la sofferenza per il Vangelo mentre io sono in catene e porto le catene per il Vangelo stesso. Nella esperienza della fede delle lettere pastorali soprattutto emerge un tema: la fede è presentata in rapporto alle eresie. E quindi quando ci diceva Don Antonio, nella realtà che oggi stiamo vivendo possiamo riportarlo a 2000 anni fa. Abbiamo anche lì, al tempo di Timoteo, eresie che provengono sia dal mondo giudaico sia dal mondo pagano. Insomma, la Chiesa di Efeso, attraverso la guida di San Timoteo, è chiamata a vivere una testimonianza autentica di una fede che dura nel tempo. Non è più la fede di quelli che hanno incontrato Gesù, che sono stati chiamati sul lago di Galilea, che hanno seguito l'esperienza del risorto, che sono rimasti a Gerusalemme, ma ormai la fede che si proietta nella terza generazione cristiana, siamo forse nell'80, nel 90 d.C., quando ormai la fede è diventata anche contenuto, insegnamento, didache. E noi sappiamo dalla lettera ai Romani che la fede nasce dall'ascolto. L'ascolto implica la testimonianza di un'obbedienza. L'obbedienza chiede la confessione. Mai dobbiamo dimenticarlo. Era quanto Don Antonio prima ci stava appunto dicendo. Che succede allora nel passaggio della fede che noi troviamo in Timoteo e Tito? La fede diventa una consegna, una tradizione. Paolo annuncia a Timoteo di vivere la fede consegnando a lui il tesoro più bello che egli può dire. Nella seconda lettera a Timoteo comincia così: non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti, Dio, ci ha salvati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa grazia ci è stata data fin dall'eternità per mezzo di Gesù, per il quale io sono costituito messaggero, apostolo e maestro. E a causa di questi mali che soffro, e non me ne vergogno, so infatti in chi ho posto la mia fede, dirà Paolo a Timoteo, e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno il deposito che mi è stato affidato. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me, con la fede e con l'amore che sono in Cristo Gesù. Timoteo dunque è chiamato in queste lettere. Io vi invito a riprenderle in mano queste lettere, insomma a riprendere quella bella traduzione ecumenica che abbiamo realizzato alcuni anni fa e a farle tesoro in questi giorni di riflessione e a domandarvi questa sera, in questo tempo, con la crisi di cui abbiamo ascoltato, come vivo io la mia esperienza di fede? Divento un'esperienza di non vergognarci di quello in cui crediamo, di portare quelle catene, forse non sono le catene di un carcere reale, ma sono tante schiavitù che noi viviamo per la fede. Dunque, vediamo come il ruolo di Timoteo accanto a Paolo non è soltanto un ruolo, potremmo dire così, formale, ma diventa un ruolo spirituale. La fede diventa una vocazione alla santità. La fede implica la testimonianza coraggiosa mediante le prove, le sofferenze. La fede diventa anche una trasmissione di un deposito che rappresenta il tesoro da difendere e da conservare integro finché Paolo non tornerà. La apusia di Paolo diventa la parusia stessa dell'Apostolo. Vocazione dunque, testimonianza e trasmissione di questo mistero della fede.
Allora qui cogliamo il senso di questo convegno, cercare la fede. Ma scusa, se c'ha già il deposito, perché la devi cercare? Molto bene, Don Antonio ha ricordato che la fede è un cammino. La fede si traduce in un cammino di fedeltà. Nella prima lettera a Timoteo dice Paolo così a Timoteo: proponendo queste cose ai fratelli sarai buon ministro di Cristo, nutrito delle parole della fede. E poi utilizza due immagini, quella sportiva e quella militare. Allenati, fai la ginnastica, sia agonizomenos, vuol dire colui che lotta per la fede e soprattutto combatti la buona battaglia della fede. La metafora sportiva e quella militare ritorneranno in queste lettere per far capire come la fede non è qualcosa di ingenuo, ma che è trasmessa dalla famiglia, consegnata all'apostolo in un momento difficile di fronte a tanta gente che non crede o che vuole deviare, richiede allenamento, richiede cercarla, richiede rielaborarla in se stesso, richiede l'esodo. Direi così allora, utilizzando una delle più belle icone della Bibbia, la fede come esodo, quello che avete fatto adesso prima di arrivare qui, avete portato la reliquia di San Timoteo come un esodo, un cammino tra i pericoli della vita. L'esodo diventa un'immagine di straordinaria attualità per i pastori e per i credenti. Timoteo dunque è invitato a vivere la fede nella prospettiva di un esodo. Non ha qualcosa che conserva con sé in uno scrigno, è una realtà che lo alimenta ogni giorno cercando la fede. Allora qui è bene che viviamo questo anno della fede, il nostro vescovo ci accompagnerà in una lettera attraverso questa riflessione, accompagnati anche dalla testimonianza di Timoteo, ad nutrirci ogni giorno di questa fede. Cercare la fede allora vuol dire non conservare qualcosa di passato, di tradizionale, di rituale, ma alimentarci ogni giorno all'ascolto della parola, all'insegnamento della vita. La ricerca della fede, in ultimo, diventa la confessione della fede. Nelle lettere a Timoteo non soltanto si parla di cercare la fede, ma si parla anche di confessare la fede. Sempre alla fine della prima lettera l'Apostolo dice così a Timoteo: ma tu, uomo di Dio, combatti la buona battaglia della fede. Cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella omologia di fede, una confessione di fede davanti a molti testimoni. Ecco il significato della porta fidei dell'anno della fede: non soltanto riflettere sul mistero, sulle problematiche, sulle diatribe, sulle lacerazioni prodotte dalla cattiva fede, ma anche testimoniare questa fede all'uomo di oggi. Fare la tua bella confessione di fede. Come? Guardate, questo è un testo importante: come l'ha fatta Gesù davanti a Ponzio Pilato. E poi finisce Paolo: ti ordino di conservare senza macchia e irreprensibile questa fede fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Timoteo diventa allora l'uomo affidabile, non soltanto l'uomo che ha ricevuto la fede e che la conserva, ma l'uomo che è capace di testimoniarla nella credibilità. Direi allora che queste lettere, di cui abbiamo dato soltanto un brevissimo saggio, posseggono le tre A della fede: la A come ascolto, la A come azione, la A come attesa. Capace dunque di ascoltare Paolo nella sua parola dell'insegnamento, sei capace di agire le belle opere della fede che vengono riportate nelle lettere a Timoteo e a Tito, ma in attesa della manifestazione finale di Gesù, di quella Epifania. Perché la fede si vive tra due epifanie. La prima epifania è quella del mistero di Cristo incarnato nella storia, e l'ultima epifania è quella di Gesù che verrà alla fine dei tempi come risorto. Questo dunque è il cammino e l'esodo della fede che siamo chiamati a vivere attraverso la riscoperta, cari amici, del senso profondo di questo rapporto. La fede dunque diventa affidamento, la fede diventa fiducia, ma anche fondamento di quella dottrina, di quel deposito della fede di cui parla Paolo nelle lettere pastorali. Abbiamo un grande dono, e sono commosso questa sera per pensare che qui in questa diocesi, in questa terra, c'è quell'uomo che ha ricevuto da Paolo questo deposito e che lo ha vissuto come testimone, come pastore, anche come martire della fede. Leggendo qualche giorno fa, cari amici,
una sintesi di come ha vissuto la fede una delle più grandi testimoni del nostro tempo, Madre Teresa di Calcutta, riportavano 24 domande, 24 risposte, che desunte dalla sua riflessione di fede, che vi le leggo per terminare questa mia riflessione semplice, che affido alla vostra benevolenza. Però queste risposte forse sono anche, potremmo dire, la più bella immagine che possiamo dire dell'uomo di fede, della donna di fede oggi, pensando a come ha vissuto San Timoteo. Domanda e risposta rapida, essenziale ma profonda, per me e per te questa sera. Il giorno più bello, oggi. L'ostacolo più grande, la paura. La cosa più facile, sbagliarsi. L'errore più grande, rinunciare. La radice di tutti i mali, l'egoismo. La distrazione migliore, il lavoro. La sconfitta peggiore, lo scoraggiamento. I migliori professionisti, i bambini. Il primo bisogno, comunicare. La felicità più grande, essere utile agli altri. Il mistero più grande, la morte. Il difetto peggiore, il malumore. La persona più pericolosa, quella che mente. Il sentimento più brutto, il rancore. Il regalo più bello, il perdono. Quello indispensabile, la mia famiglia. La rotta migliore, la via giusta. La sensazione più piacevole, la pace interiore. L'accoglienza migliore, il sorriso. La migliore medicina, l'ottimismo. La soddisfazione più grande, il dovere compiuto. Le persone più necessarie, i sacerdoti. Una parola a nostro favore questa sera, eh? La cosa più bella del mondo, l'amore. La forza che ogni giorno ti porta avanti, la fede. Giuseppe, per l'entusiasmo, la forza, la determinazione con cui sempre si dona quando parla. Diamo subito la parola al Vescovo. Grazie. Ecco, io non ho ascoltato come voi con interesse e partecipazione quanto sia Don Antonio che Don Giuseppe ci hanno proposto. È come l'aprire la porta, no, che ci mette in questo, o ci prepara ad entrare in questo anno della fede che, come sapete, comincerà solennemente, sarà aperto dal Papa in coincidenza proprio dell'inizio del sinodo sulla nuova evangelizzazione. E noi abbiamo fatto questo primo gesto, quello di comunitariamente e sintonizzarci su quanto il Papa ci propone, e mi sembrava bello, no? Che questo sintonizzarci accadesse intorno alla figura o all'icona di San Timoteo, che la provvidenza, no? Ha permesso che si intersecasse questa persona con la storia della nostra diocesi. Ecco, e allora grazie e questa icona di San Timoteo, con tutto quello che Don Giuseppe ha espresso sinteticamente, ma che contengono le lettere, no? che Paolo gli ha scritto, ecco, sono per noi come un patrimonio per vivere insieme quest'anno della fede. Sì, perché anche noi abbiamo bisogno di riscoprire la nostra fede, di rimparare il gusto di credere, ma soprattutto di imparare l'arte di vivere la vita, perché la fede è la struttura fondamentale, o dà la struttura fondamentale all'esistenza umana, all'esistenza del credente, insegna l'arte di saper vivere. Ecco, e allora è questo un po' il gusto che vogliamo riscoprire. Il Papa ce ne indica i percorsi nella lettera di indizione.
Ecco, noi vorremmo seguirli e proporceli e camminare e viverli insieme durante questo anno che anche noi apriremo nel mese di ottobre, penso il 13 ottobre ci sarà questa apertura diocesana nell'anno della fede, un sabato. Lo faremo come popolo, ma in modo particolare con i catechisti. E i catechisti sono, come no, quegli accompagnatori della fede. E allora sarà un momento speciale, specifico nel nostro cammino diocesano. E ripeto, poi vivremo questo percorso anche aiutati, perché la congregazione della dottrina cristiana ha fatto delle linee applicative su come ogni diocesi deve, può un po' vivere l'anno della fede, ha dato degli indirizzi. Anche io preparerò una letterina, ma proprio per aiutarci nella riflessione, il più semplice possibile, ma che un po' ci rimette dentro a questo dinamismo del rapporto con Dio. E ho pensato già al titolo, prendendo da San Giovanni, per me la definizione più bella della fede è proprio questa: noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Perché quel noi dice proprio quanto sottolineava Don Antonio: la fede è la fede della Chiesa, ha una dimensione ecclesiale, anche se è una scelta personale. E allora ecco, la fede poi, se accolta, ti introduce in una comunità dove la vivi, non è un fatto tuo isolato. Ecco, allora quel noi è fondamentale, no? Ecco, quel riconoscere dice che la fede è l'accadimento di qualcosa che già c'è, o l'accorgersi di un accadimento che è avvenuto e continuamente avviene nella nostra vita. Non è qualcosa, è una ricerca, ma nella realtà della tua esistenza, nella realtà della storia dell'uomo. Un accadimento che ha il suo culmine in Gesù Cristo, ma che per il mistero dell'incarnazione accade continuamente nella tua vita di tutti i giorni. E allora questo aver riconoscere significa come educarsi attraverso un percorso di ascolto, di confronto, di verifica, no? Con a cogliere negli avvenimenti della nostra esistenza, negli avvenimenti della storia nella quale siamo inseriti, questa presenza di Dio che ci ama. Ecco, e allora riconoscere e credere, che poi è affidarsi a questo Dio dentro quella storia che viviamo, no? Ecco, all'amore di Dio che Dio ha per noi, che è Gesù Cristo, il crocifisso, risorto, no? Ecco, è qui che impariamo quell'arte di vivere, per cui la vita della fede non è come tutte, cioè ha una sua caratterizzazione. Quella parola che Paolo scrive nella lettera a Timoteo, io so in chi ho riposto la mia fede, mi fa pensare, no, riguardando la mia vita, alla diversità che la mia vita ha per il fatto che c'è Gesù nella mia vita. Il mio vivere, il mio morire, il mio tempo, le mie relazioni con gli altri, la mia stessa relazione con Dio, la mia relazione con il creato, grazie a Gesù, è diversa, ha un'altra dimensione. Ecco, questo è quello a cui vogliamo appassionarci durante quest'anno, in vari modi, anche rivisitando a cominciare da Timoteo, ma le nostre parrocchie, le nostre comunità sono piene di tante reliquie di uomini e donne sante che hanno testimoniato la loro fede. Allora porremo anche attenzione di comunità in comunità a queste realtà, ma anche a persone come per esempio qualcuna qui a Termoli, oppure è il dottor Nardacchione, o Monsignor Santoro, oppure
Don Benedetto, il parroco di Rotello, che hanno testimoniato la fede in un modo significativo, poi saranno altri a dire altro, no? Ma in un modo significativo, e sono queste persone dentro la nostra storia, forse quasi contemporanee, hanno camminato con noi, hanno lasciato delle tracce, no? E le vogliamo andare a ritrovare, proprio per rimetterci dentro a questo rapporto e vedere la fede vissuta qui tra noi e anche testimoniata qui tra noi. E anche allora il nostro patrimonio artistico, no? Nelle nostre chiese è da valorizzare come documentazione di una fede vissuta, di una fede espressa, no? Ecco, anche questo sarà uno dei temi che ci accompagnerà durante quest'anno, così come avremo modo di, dunque qua, dato qualcos'altro, questo ricordo di così. Ecco, e anche ci daremo delle occasioni, non solo per approfondire la fede, ma per verificare la nostra fede. Il Papa ci dà un indirizzo in questo senso, quando ci ripropone il Concilio Vaticano II, in modo particolare le quattro costituzioni del Concilio Vaticano II. E noi focalizzeremo la nostra attenzione su due punti del Vaticano II. Primo punto è la partecipazione e la corresponsabilità dei laici. Il secondo punto è la trasformazione del mondo che la fede vissuta porta. Quella consecratio mundi, no? Di cui parla la Gaudium et Spes. Saranno questi un po' i fuochi sui quali cercheremo di riflettere per cogliere quanto abbiamo ricevuto del Concilio, che non è altro che una interpretazione del vivere la fede come Chiesa nel mondo di oggi. Questo è il Concilio, no? Questo ha voluto fare. È la Chiesa che prende coscienza di sé e della sua missione per l'uomo di oggi. E perciò come dire la fede all'uomo di oggi? Questo è il senso del Concilio, no? E allora su questo vogliamo anche focalizzare la nostra attenzione, come anche su quella dimensione della Chiesa, che è quell'aspetto che ci ricordava Don Giuseppe quando parlava di questa linea femminile, no? Di trasmissione femminile, generativa della fede, no? Ecco, che per dire che la Chiesa è generatrice ed educatrice alla fede. E allora noi come presbiterio, ma come Chiesa, rifletteremo molto su questi due aspetti, sull'iniziazione cristiana e sulla mistagogia, generatrice e educatrice alla fede, no? Ecco, alla vita di fede, perché la fede la genera Gesù Cristo e lo Spirito Santo, ma alla vita di fede, ecco, l'iniziazione cristiana e la mistagogia, che è l'introdurre nel mistero che celebriamo. Ecco, allora queste sono un po' le piste che indico, ma che raccolgo da quanto il Papa ci propone e da quanto la Congregazione per la Dottrina della Fede ci propone. E allora così abbiamo fatto solo l'inizio. Io l'invito, che il grazie va a Don Benito, che ecco anche si è reso protagonista di un arricchimento insieme a quanti hanno collaborato con lui, poi sarà lui a dirlo, no? Così io non dimentico nessuno. Ecco, a quanti hanno collaborato con lui all'allestimento di questa mostra, che sicuramente è ben collocata qui, ma può essere uno strumento che servirà anche in quest'anno della fede, potrebbe servire per le nostre comunità parrocchiali, per i nostri giovani, ecco, per accostarsi
a questa testimonianza, a quest'icona della fede che è San Timoteo, no? E quanto lui esprime. Ecco, perciò ringrazio di tutto questo, e l'augurio che ci facciamo è quello di percorrere fino in fondo quest'anno e percorrerlo su queste direttive che il Papa ci ha indicato, per poter veramente anche noi crescere nella fede, ma essere persone e comunità che donano la fede e la trasmettono come stile di vita significativo e completamente nuovo alle nuove generazioni. Grazie.